Grazie a te abbiamo un poco di ritardo, ci, ti chiediamo scusa, ma succedono queste cose? Perché dal solito tran tran quotidiano, quando siamo in linea senza nessun disturbo, in qualche modo funziona quasi sempre. Quando cominciamo a fare attacca e stacca, qualcosa succede, perché Internet questo è. Ebbene, siamo grati al Signore che anche stamattina possiamo restare insieme per aggiungere un altro mattoncino sulla costruzione che stiamo facendo sulla parola del Signore. Questo è importante che noi ogni giorno aggiungiamo. Man mano che camminiamo avanti, un poco, qualche pezzo lo prendiamo da qui, qualche pezzo lo ascoltiamo, qualche pezzo lo leggiamo. Lo Spirito Santo ci aiuta nell'insieme ci costruiamo un habitat dove il nostro stile di vita man mano cambia, cambia nel senso buono, diventa il nostro stile di vita di una quotidianità rapportata a come il credente deve camminare, perché tutto questo, eh, questo entrare nella parola del Signore è attivata internamente dallo Spirito Santo, ci permette di coordinare i nostri sentimenti. Perché è una vita che scorre, è un cammino che si ferma alla fine del nostro cammino pellegrinaggio terrestre per poi entrare nella gloria del Signore e non è come quelli che fanno, stavo dicendo prima, uno sport agonistico di tre giorni, due giorni, un giorno, poi gli fanno male tutte le spalle, le gambe e così via. E è un'esercitazione continua. Ogni giorno aggiungiamo qualcosa e ci predisponiamo per camminare meglio col Signore. E permettiamo allo Spirito Santo di penetrare i nostri sentimenti. Questa mattina leggiamo qualcosa insieme che ci aiuta a comprendere una terminologia che spesso sentiamo, ma che non, non, è, non vivendo nella pastorizia, non riusciamo a comprendere che vuol dire. Quando si dice l'agnello di Dio. Non è che comprendiamo con poche parole, ma abbiamo almeno un quadro più chiaro. Agnello eh, per Gesù è un nome simbolico che viene dato al Signore Gesù Cristo. Guardiamolo insieme. Eh, leggiamo insieme in Giovanni capitolo 1, verso 29, dove ci dice che cosa? Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva a lui e disse. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, del mondo. E questo simbolo non si capisce bene se non approfondiamo un pochettino di più almeno che vuol dire. E Gesù era una persona viene definita l'agnello di Dio. E che cosa vuol dire? E andando avanti Troviamo anche in Giovanni capitolo 21 verso 15, e lo vogliamo leggere, dove Gesù chiede a, a Pietro se lo ama. O, quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, Simon di Giovanni, mi ami tu? più di questi? Ed egli rispose, sì Signore, tu sai che io ti amo. Gesù gli disse, Pasci i miei agnelli, agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Quelli che si danno al Signore, qui vengono chiamati agnelli. Diciamo che la natura viene trasformata dalla presenza dello Spirito Santo. Agnello diventiamo agnelli, ma che cosa sono questi agnelli? Perché? Nella risposta che dà Pietro, in questa versione dice tu sai che io ti amo, ma nella versione originale... È come dire io ti voglio bene. Pietro usa in questa occasione, pasci i miei agnelli, alla risposta che deve dare a Gesù, risponde ti voglio bene, usa una parola filosofica, giusto per accordare alla domanda di Gesù, ma in realtà il bene come quello che è divino non era ancora penetrato nella vita di Pietro. Era uno che secondo le occasioni si girava, mi voglio spiegare, poco tempo prima lo aveva rinnegato, Gesù gli diceva che lo rinnegava lo stesso e lui in questa fase non era stato toccato e penetrato dall'amore di Dio. Un bene filosofico, giusto per dire, noi molte volte quando cominciamo ad avere le prime spruzzate dello Spirito Santo sulla nostra vita, diciamo tante parole, ma che in realtà non sono parole veramente che vengono dal nostro cuore. È un adattamento filosofico per portare avanti l'argomento. Molte volte lo facciamo anche con il Signore, facciamo così. Infatti Pietro lo faceva così. Pietro rispondeva nel naturale, ti voglio bene, ma quando fu pieno di Spirito Santo, allora abbiamo bisogno, per comprendere l'amore di Dio, di essere riempiti di Spirito Santo perché Dio che è amore... Si trasferisce nella nostra vita. E a questo punto, quando entriamo in quella seconda fase, non siamo più quelli che cerchiamo di portare un argomento filosofico, un filologico giusto per acconsentire. Ma c'è qualcosa di più, c'è uno spessore in più, c'è una parte in più. C'è un nome diverso all'amore divino. L'amore divino è agape, cioè carità. Carità che cosa vuol dire questa carità? Quando noi facciamo la carità a qualcuno, non la facciamo più con lo scopo di riavere. Perciò si dice faccio la carità. Se tra noi e noi... Ci, ci prestiamo qualcosa, abbiamo sempre il pensiero che gli ho fatto questo bene, me ne aspetto un altro. È un ti voglio bene per una convivenza molte volte molto artificiale. Mentre quando penetriamo o l'amore divino ci penetra, lo Spirito Santo fa parte più in profondità nella nostra vita. Quando il riempimento dello Spirito Santo raggiunge il nostro essere più in profondità, l'amore divino, che Dio è amore, si trasferisce nella nostra vita. E nel momento che questo trasferimento avviene attraverso la presenza dello Spirito Santo, la parola amore pe perde quel significato ti voglio bene, ma è l'amore divino che comincia a penetrare nei nostri cuori come quello di Dio che non si aspetta un ritorno, ma lo fa perché la sua natura si esprime in quel modo. Infatti Pietro, nel suo scrivere, nelle sue lettere, nei suoi scritti, non usa più la parola voglio bene o l'amore divino con la stessa terminologia filosofica ma egli scrive nove volte nei suoi libri nel, nelle sue epistole quando parla di amore è stato toccato più in profondità dall'amore di dio e parla dell'amore proveniente da dio l'agape quello che il tutto quel che gli fa non è fatto in virtù di uno scopo come quello io ti do perché tu mi dai, ma sotto il profilo della carità, nel senso che ogni cosa che viene fatta, non ci aspettiamo che ci sia ritornato. Perché se tu vuoi fare del bene e non hai la forza di poterlo fare, è meglio che non lo fai perché se no dopo resti deluso. Vi voglio spiegare. Se tu fai il bene perché devi ricevere, normalmente intorno a noi non riceverai mai quello che tu fai. E quando non ti sarà corrisposto, tu ti sentirai offeso. Ed è un'offesa profonda perché molte volte hai sentito dire, o hai detto tu stesso, ma io mi aspettavo diversamente. Mi aspettavo che, però... Non ha tenuto conto di quello che ho fatto io. Noi abbiamo bisogno di essere ripieni dell'amore divino, cioè quello che quando noi ci muoviamo nel fare le cose dobbiamo essere come quando facciamo l'elemosina, quando noi passiamo vicino a una persona che ha bisogno, quel che sentiamo nel cuore di metterci lo facciamo ma senza aspettarci che ci venga retribuito, contraccambiato, perché questo è l'amore di Dio. Il Signore ci deve aiutare. Quando fu pieno di Spirito Santo nei Suoi scritti, non usò più ti voglio bene o la stessa parola, ma usò agape, carità. Quello che Gesù gli aveva parlato, quello che era di Gesù, attraverso lo Spirito Santo si era trasferito nella sua vita. L'amore di Dio si era trasferito nella sua vita, sapeva amare con l'amore di Dio. Se leggiamo insieme in Apocalisse capitolo 6 verso 1, troviamo un'altra volta l'agnello, quell'umile agnello che vediamo insieme. Poi vidi quando l'agnello ebbe aperto uno dei sette suggelli e udì una delle quattro creature viventi che diceva con voce come di tuono: Vieni! In parole diverse, questo agnello è diventato qui il conquistatore. La sua umiltà, il suo portare a destinazione il suo darsi continuamente senza aspettarsi un ritorno, il solo ritorno di recuperarci per darci la vita che avevamo perduto, la vita eterna che si era troncata attraverso il nostro cadere nel peccato. Questo conquistatore, l'agnello, Guardiamo le caratteristiche dell'agnello, in modo che ci facciamo un'idea, il suo modo di muoversi è molto più profondo quello che fa Gesù, quello che fa Dio, ma dobbiamo anche dargli un nome a certe cose giusto per avere un'idea. L'agnello è gentile, l'agnello è pieno di compassione, sta lì, tu forse non lo conosci e nei paesi agricoli ci sono ancora e questo si muove proprio in un modo semplice è amabile, bella ma non pretende non, non si arrabbia non, se non lo dai a mangiare non si fa sentire se ti vuole bene basta quando si affeziona e se non lo dai a bere la stessa cosa, non pretende, è amabile, è nobile, è innocente. Ed è pronto, viene dato questo nome, ad espiare, cioè sostituirsi per poter fare del bene. In parole diverse, quando viene così descritto, in Isaia 53, eh, non si ribella a tutto quello che gli viene fatto. Infatti su Gesù si vede proprio quello. Quando sono diventati aggressivi nei suoi riguardi, lui diceva, ma io tutti i giorni sono stato con voi, perciò tutta questa aggressione, non è che io me ne sono scappato, sono andato a un'altra parte, sono stato sempre con voi perché si avvicinava l'ora dell'espiazione, del pagamento, di quello che abbiamo letto prima, che l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, era lì condizionato dalla sua natura divina, così incorporata in quella persona di Gesù di Nazareth, che non riusciva a venir meno perché la sua natura... La natura divina, che era in sé, era lì pronto a lasciarsi far tutto pur di portare a destinazione la tua e la mia salvezza e morire per i nostri peccati. In Apocalisse è anche dichiarato il leone della tribù di Giuda, che passa da una estremità all'altra l'agnello che diventa leone. In, questi, in queste parole simboliche ci sono il perché di certe cose. Mettere insieme la sua umiltà, che è grandezza, con la sua forza di resistenza, viene così dichiarato il leone della tribù di Giuda. Sono due combinazioni, umiltà e forza. Il leone è forte eh, 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 ha, ha un dominio, eh, è il re della foresta, chiamiamolo così, nella sua grandezza, è maestoso nel suo. Gesù è diventato l'agnello per la forza della sua umiltà è il leone per il potere che gli è stato dato che è diventato il vittorioso attraverso la sua umiltà troviamo anche nella parola del Signore la bestia il nemico che è di natura diversa e lo vogliamo guardare in Apocalisse 11,7 così sappiamo come agisce uno, come agisce l'altro sulla base della parola di Dio. E quando avranno compiuta la loro testimonianza, la Chiesa che porta avanti la sua testimonianza in umiltà per il benessere dell'avanzamento dell'opera del Signore, che vuol dire la salvezza delle persone trasportate nel regno di Dio che è dolcezza, calma, temperanza, tutti i frutti e i doni dello Spirito Santo che si manifestano nella vita ci trasportano verso il benessere spirituale della nostra vita, quando man mano che andiamo avanti la bestia che sale dall'abisso muoverà loro guerra e li vincerà e li ucciderà. La bestia, che cos'è la bestia? la bestia è un animale selvaggio cioè non è addomesticabile non è che tu hai a che fare con un serpente e lo addomestichi gli devi dare in testa senza perdere tempo non ci devi non ci puoi parlare non lo convinci la bestia è così noi dobbiamo evitare di dargli la possibilità perché non ti fa male come ti muovi. Quando pensi, spesso sentiamo, no? Domatori di tigri, domatori di leoni e così via. Molte volte basta poco poco che gli giri le spalle. Perché non perde la sua natura. La sua natura è sempre pericolosa. Tu puoi crescere una volpe in casa e non pensare mai che perché è cresciuta... Nella casa domani se vede una gallina pensa, ma adesso siamo amici, il Signore ci deve aiutare. La fa sempre fuori. La sua natura è fatta così. È selvaggia, è crudele. qui sotto quelli posseduti da spiriti immondi, lo sanno, da spiriti satanici, spiriti diabolici, spiriti eh, demoniaci. Minaccia, ti mette sotto, ti schiavizza, schiavizza la tua volontà, i tuoi sentimenti, ti intimorisce, ti mette paura, ti mette timore. La bestia è questa. È ostile e distruttiva. Quando tu ti avvicini, non ti lascia. Se non ti riesci a ferrare San, San Pietro lo descrive bene. Guardate che il, vostro, il nemico, l'avversario è come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Magari tu passi e non riesci ad afferrarti con i denti, ti afferra con uh, un, un piede, una zamba, con le unghie ti gratta, ti, ras, ti, ra, ti graffia e non è come il graffio di un gatto. Quello del leone ti lascia una cicatrice profonda. E se ti va bene guarisce, ma se no ha una maritudine in sé che difficilmente riesce a guarire, si forma in cancrena nella tua vita. Signore aiutaci a comprendere. È ostile, è distruttiva. Che cosa fa? Fa guerra contro la Chiesa. Nel momento che noi cominciamo a camminare col Signore e siamo tirati dalla schiavitù di Satana, da quel momento dobbiamo sapere che siamo in guerra. Siamo in guerra con il nostro nemico. Il credente che non si muove in questo modo viene sempre, se non vive con attenzione. Immaginati, io mi ricordo a Gaza con, con Israele, è una generazione che io mi ricordo sempre che quando si alzano la mattina partono sempre. A fare guerriglia perché sanno che in quell'ambiente si vive così, si nasce, si cresce, si diventa vecchi, ma sempre con un atteggiamento di guerra. Così dobbiamo essere noi con il nostro nemico, perché lui così fa. Non possiamo mollare perché è crudele, ostile e distruttivo che fa guerra contro la Chiesa e ogni giorno vuole ostacolare il tuo cammino. E perciò dobbiamo stare svegli. Perciò abbiamo bisogno di sapere che il nostro combattimento non è contro sangue e carne. Leggiamolo così ce lo impariamo. Efesini 6:12. Mettiamolo per sapere che il nostro combattimento non è contro le persone ma è contro le forze che usano le persone, le forze che usano i sistemi, che usano le occasioni, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre. Contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti, che sono al di sopra di noi, molte volte, dentro l'atmosfera della, del della nostra vita, nei nostri sentimenti, perché hanno facilità di muoversi nella parte carnale e non quella spirituale, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole perché è sottoposta a questo potere peccaminoso. E noi dobbiamo continuamente vigilare, dobbiamo stare attenti, guardinghi, perché con niente c'è un cecchino in qualche angolo che ci fa fuori. In tempi di guerra si cammina così. Noi così dobbiamo camminare perché abbiamo questo comune nemico. Che una volta che noi ci lasciamo, ci abbandoniamo a lasciar fare a Lui, mentre col Signore noi siamo sempre vincitori e la mattina vado a camminare un poco, ho due cani allora c'erano dei cani che venivano contro e i cani miei sono scappati, venuti verso di me ma nel momento che sono arrivati da me erano 4-5 cani grandi avrebbe, si, si, si erano spaventati i miei nel momento che sono arrivati vicino a me ho detto, eh, via, hanno preso forza, due contro cinque, e li hanno fatti tornare via. Noi abbiamo bisogno di restare con il Signore per essere vincitori, per essere vittoriosi, perché se no ci fa che non ci conosciamo. E cerca sempre di ostacolare il tuo cammino. Gesù ce l'ha già detto questo. Guardiamolo insieme in Giovanni capitolo 16, verso 33. Perciò dobbiamo stare in guardia, vi ho detto queste cose, infatti, li aveva già preparati perché Gesù è vero che è l'agnello di Dio, ma è vero che sa il sistema perché Lui viene dal cielo: affinché abbiate pace in me, cioè, quando noi restiamo con Lui, la sua pace è resta forte nel nostro cuore combattiamo ma non ci stressiamo non entriamo nello stress perché il nostro cuore è compatto è fiducioso sappiamo di avere il Signore nel mondo avrete tribolazioni questa parola è molto significativa nel mondo sarà sempre così nel sistema mondano Dovunque ti sposti, dovunque ti muovi, se c'è una forza che cerca di fermarti. Questa parola tribolazione e nasce dalla figura di quando si schiaccia l'uva per venirne fuori il vino, l'acino di uva viene tritato per venirne fuori quello che deve uscire fuori. La stessa immagine, la stessa parola dall'immagine del frantoio delle olive dove ci passa una ruota sopra le olive per schiacciarle, per venirne fuori l'olio, perché diversamente l'olio non verrebbe fuori. Questa immagine ci aiuta a comprendere che nel mondo saremo così trattati o come nel... Dove si macina l'uva o come dove si, macina, dove si macinano le olive. Il sistema può essere diverso. Uno viene tritato con delle pietre, l'altro viene tritato in una, in una macchina che li schiaccia e così siamo noi nel nostro cammino, nella nostra quotidianità perché è un continuo combattimento Gesù lo sa ce lo ha detto abbiamo visto le due figure uno come si muove l'altro come si muove ma Gesù viene a noi stamattina se noi guardiamo a lui noi siamo un po come i miei cani se restiamo vicino a lui si sono spostati ma nel momento che venivano aggrediti le forze del, dell'opposizione si sono fermate perché c'ero io. Gesù dice a noi, fatemi animo perché io ho vinto il mondo. Cioè questo sistema io l'ho vinto se tu resti nel circuito, nel recinto dove sei con me. Quando siamo col Signore e camminiamo con Lui, siamo protetti, perciò la protezione è importante nella nostra vita la tribolazione, ma la sua pace continua a restare nella nostra vita, perché noi siamo entrati a far parte della famiglia di Dio, si trasferisce il divino nell'umano, siamo diventati figlioli di Dio, siamo diventati eredi di Dio, figli, eredi, coeredi di Cristo, che nonostante le difficoltà noi possiamo ogni giorno vincere insieme al Signore. Leggiamo insieme in Romani 8,17 quello che dice. E se siamo figlioli, siamo anche eredi, eredi di tutte le promesse di Dio, che man mano che li leggiamo nella sua parola, sono nostre. Proseguiamo, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo. Se pur soffriamo con Lui, affinché siamo anche glorificati con Lui. In questo passaggio ci può essere qualche difficoltà, ma se noi continuiamo a restare fedeli al Signore, la Sua presenza, lo Spirito Suo Santo, il Suo divino potere, ci avvolge e ci conserva, egli diventa costantemente. Il nostro rifugio dovunque noi ci muoviamo. Perciò dobbiamo sapere, è giusto che sappiamo per non essere ingenui e sprovveduti se siamo attaccati. Ma sappiamo anche che c'è un rifugio sicuro in Cristo, quando noi guardiamo a lui e togliamo tutte le altre cose a quel punto ecco, mi pare come di vedere quei 4-5 cani che arrivavano tutti sparati verso di me, dietro ai miei cani, ma quando sono arrivati e mi hanno visto, uh, sono scappati senza fermarsi. Così scappa il diavolo da, da, da te quando tu hai il Signore. Egli è come un leone ruggente. Ma Giacomo ci aiuta a comprendere meglio dicendoci: sottomettetevi a Dio ed egli. Fuggirà da voi, cioè correte vicino a Dio. È un sistema che lo troviamo anche nel mondo naturale. Per esempio, c'è la gallina quando tiene i pulcini che si allontanano e sopra c'è un falco che sta, la mamma già lo vede, fa dei segni per chiamarli sotto. Loro se ne accorgono e scappano sotto perché sono protetti. Noi abbiamo la protezione divina. Combattere siamo pronti perché dobbiamo combattere il buon combattimento della fede, ma con lui siamo vincitori, anzi dice la sua parola, più che vincitori, perché egli è il grande vincitore, è, resta, è venuto come l'agnello, ma nel suo lottare è diventato il leone, con tutto il potere e la maestà di dominio in tutto l'universo. Quando noi passiamo dalla sua parte siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo. Se soffriamo con Lui, forse stai soffrendo qualcosa in questo momento per mantenere la tua posizione. Continua a guardare al Signore perché da Lui ti viene l'aiuto, ti viene la forza, perché ciò che ci attende, siamo anche glorificati con Lui. C'è qualcosa di speciale davanti mentre non è la stessa posizione per coloro che sono lontani dal Signore. Non c'è la gloria, la presenza di Dio. C'è, come abbiamo letto prima, usciva dall'abisso e ritornerà nell'abisso, perché è di natura diversa. Viene dalla parte scura. Noi continuiamo a camminare nella luce. Vogliamo ringraziare il Signore così abbiamo distinto che cosa è questo agnello, leone, la bestia. Ci rendiamo conto che quando parliamo di queste cose abbiamo un quadro più chiaro per sapere come muoverci di conseguenza. Ringraziamo il Signore insieme per la sua parola. Signore ti ringraziamo per questa possibilità che ci dai di attingere dalla Tua parola quelle porzioni che ci sono di aiuto per andare avanti nel nostro cammino. E grazie per la Tua grandezza e per la Tua presenza che sempre ci sei di grande aiuto e la pace che sorpassa ogni intelligenza continua ad essere profondamente nel nostro cuore. Ti ringraziamo per Gesù Cristo, Dio Onnipotente che è venuto per acquistarci questo grande patrimonio e ci ha fatti eredi di questo patrimonio immenso che si protende nell'eternità insieme con te. E noi ti vogliamo ringraziare insieme. Amen. Amen. Pace, Dio ti benedica e ci vediamo stasera per la preghiera alle 19.30. Non mancare. Perché quando ci rivolgiamo e andiamo al Signore insieme ci sono sempre delle sorprese che il Signore fa. Noi ci siamo abituati perché molte volte siamo entrati in chiesa stanchi e siamo usciti freschi, siamo entrati pieni di problemi e siamo usciti senza, siamo entrati peccatori e siamo usciti salvati, siamo entrati malati, addolorati e siamo usciti guariti. Nella presenza del Signore ci sono sempre delle sorprese speciali. Se non ci siamo perdiamo qualche occasione buona. Molte volte sono delle occasioni importanti che cambiano la nostra vita, cambiano il nostro destino eterno. Perciò partecipiamo insieme e continuiamo a cercare il Signore. Ti voglio ricordare che se hai bisogno del Nuovo Testamento, richiedilo te lo mandiamo gratuito insieme ai Vangeli di Giovanni è di 80 pagine e di 620 pagine è scritto grande lo puoi leggere il Parlare di Gesù è scritto rosso è un bel dono che puoi dare anche a qualche altro te li mandiamo gratuiti se poi vuoi, vuoi anche il Libro dei Cantici per poter cantare insieme con noi noi te lo mandiamo gratuito se ne hai bisogno per qualche amico da regalarlo, chiedilo e te lo mandiamo. Se poi sei un seminatore, i pacchi sono da 200, questi piccoli, costano 20 centesimi l'uno. E il Nuovo Testamento sono pacchi da 40 e costano un euro l'uno. Un euro che tu lo puoi regalare a degli amici. Che sempre, sempre viene accettato, è scritto bene, un bel regalo viene sempre accettato e collabori anche tu per portare la parola del Signore. Questi non sono fatti a scopo di guadagnare qualcosa, sono per portare la parola del Signore, perché un libro di 620 pagine di queste dimensioni, un euro, serve soltanto per rifare grossi quantitativi ancora come stiamo facendo e poter portare la parola del Signore. Collabora anche tu nella semina perché così partecipi all'avanzamento del regno di Dio. Perciò 200 di questi costano 40 euro, 40 di questi costano 40 euro più le spese di trasporto. Collabora per l'evangelizzazione della nostra nazione perché Dio ne ti racconto Dio ti benedica e ci vediamo stasera per la preghiera pace Dio ti benedica